Il nome Lizzory nasce così. Lì, per intendere un luogo ben definito. La vita, il vivere in greco, zaoe, quindi zoo. E ancora il verbo greco orao, vedere, da cui la parte finale del nome ri. Lizzory, là dove la vita vede. Il prezioso contributo che il maestro Meneghetti ha dato nel ripristino di questo borgo consiste proprio nella vivacità che il luogo emana quando si percorre lungo le sottili stradine e la calma mistica tipica di alcuni luoghi umbri che qui rivive perfettamente. Capacità questa elaborata da Meneghetti grazie ad una severa preparazione culturale e artistica maturata negli anni in luoghi come Perugia, Foligno, Assisi, Gubbio. Sono Maria Consuelo Campus, ho avuto il privilegio di poter collaborare come architetto alla realizzazione del progetto Lizzory del professor Antonio Meneghetti. Lizzory è un'evidenza per chiunque oggi abbia la fortuna di impattarla. È un castello medievale disposto lungo le curve di livello con abitazioni su due o tre piani. Le unità architettoniche sono state tutte riportate alla configurazione originaria nel rispetto degli antichi materiali, dei mezzi di costruzione, dei piani calpestabili e dei volumi. Quindi è stata effettuata una restituzione di capacità senza saturazione del manufatto, facendo proprio quello che è il criterio di flessibilità di funzione. Gli spazi, i volumi, non vengono modificati, ma riletti e funzionalizzati in modo ottimale. Le stalle diventano botteghe artigianali o sale espositive. Gli slarghi prospettici di quinte paesaggistiche diventano piazze con ristorante o bar. I terrazzamenti naturali tra una strada e l'altra diventano teatro o uno spazio polifunzionale per attività artistiche o sportivo-ricreative all'aperto. Ovunque si vede l'uomo faber prometeico della sua storia. Molteplici sono le novità di senso che sono intrinseche a questo intervento. Il primo è il restauro territoriale in anticipo sui tempi. Il restauro territoriale è il restauro olistico, il restauro integrato. Si cercano oggi, mentre nel professor Meneghetti era presente come ispirazione, prima ancora che questo borgo venisse realizzato. Nel senso che il restauro olistico che è stato compiuto in questo borgo è quello che ricerca la migliore cultura contemporanea. Si riescono a realizzare manufatti isolati, ma non a riportare a funzione un borgo intero. Che all'interno di questo borgo abbiamo abitazioni, bar, botteghe artigiane, botteghe artistiche, ristoranti, spazi all'aperto, sedi per l'università, spazi polifunzionali e teatri che funzionano, non che sono solo sulla carta. Questo fatto ha determinato una ripresa economica in tutto l'habitat circostante Lizzory. A riprova di tutto ciò, il borgo ha superato uno dei più grandi terremoti in Italia, quando i violenti moti sismici del 1999 hanno lesionato o distrutto molti edifici dell'Umbria, non hanno incrinato minimamente il miracolo Lizzory. Nel settembre del 1997 l'Umbria è stata interessata da un terremoto. Noi eravamo tutti nelle nostre case alla prima scossa e ovviamente presi dal panico siamo usciti immediatamente. Le scosse sono durate circa 2 mesi e non c'è stato nessun danno, nessuna crepa, nessun problema alle case che erano state ricostruite in questi 30 anni. A dimostrazione del fatto che il recupero che il professor Meneghetti ha fatto ha salvaguardato l'aspetto storico, urbanistico, eccetera, ma è anche molto solido e molto sicuro per chi vi abita. E anche l'antica torre, che al tempo non era stata restaurata, non ha subito nessun danno. Anche il Palazzo Ducale. Quindi
gli antichi sapevano costruire e il recupero che ne è stato fatto ha proseguito la tradizione antica, per cui il borgo è completamente salvo, integro, non ci sono problemi, è a posto. C'è una sostanziale differenza tra quello che è stato il restauro di Lizzoli e quello che abbiamo visto negli altri paesi limitrofi, quali Assisi, Spello, lo stesso Campello. Sì, tutti quanti belli, tutti quanti belli incorniciati, belli impacchettati, ma sembra quasi una sorta di finzione, di opera creata per esigenze anche turistiche. Per esempio, analizzando il recupero che è stato fatto qui alla Torre del Castello, invece è stata fatta una malta a base di cemento e sabbia, quelle che adesso troviamo sono molto raffinate, quindi sono molto bianche, e poi una volta data è stata tutta quanta sabbiata, quindi è stata, come dicevo prima, impacchettata, è stata tutta spazzolata, tutta fatta per bene. Nella mia casa si può notare un esempio originale di quello che è il cosiddetto raso sasso. Come parlavo prima dell'esempio della ristrutturazione del castello fatto dall'amministrazione comunale, è stata fatta una stuccatura della pietra, dopodiché questa stuccatura è stata sabbiata, pensando di poter ricreare quella che era la malta di una volta. Però non è come si lavorava un tempo, perché invece la malta di una volta ecco come era lavorata, in maniera molto semplice, quasi a tirar via. Questa qua è la breccia che troviamo qui in questa montagna nei dintorni. E la mattonella che ho messo qui l'ho comunque murata con la stessa malta in maniera tale che assomigliasse a quella che era un tempo, in modo da non creare un contrasto troppo netto.